E vai con il trailer della nostra estate. Seconda edizione del Moscerino Film Festival e prima partecipazione per Giulia. Siamo al cinema. Fila qui. Lei, allora aspettiamo. Andiamo sul palco. Gli esercizi giornalieri di pianoforte hanno portato i loro frutti e Giulia è migliorata notevolmente. Nonostante il pianoforte sia una sua grande passione, la recitazione rimarrà sempre il suo primo grande amore. Non c'è un elemento di sintesi conosciuto in natura. Niente antilamine. Ah, mi dovrà usare il nostro. Grandi miglioramenti di Giulia anche sul fronte nuoto. Guarda quanto è brava Giulia nell'acqua. Eh sì, sembra abbia ripreso da te il talento per il nuoto. La nostra prima partecipazione a un campo famiglia con l'oratorio. Inizialmente il coinquilino era discretamente scettico, ma alla fine si è divertito tantissimo. Siamo arrivati a Castellafiume, provincia dell'Aquila. Passeggiatina per il paese. Dove siamo? A Castellafiume. Tutto ok? Tutto ok. Vai, ultimi schizzi, ultimi schizzi! Fiume Liri, lui ha il cellulare che non mi si fida. Sta facendo il posto Castellafiume. Ah, scusa. Questa è la struttura. La nostra stanza è questa. Siamo pronti per fare colazione. Una bella passeggiatina nel bosco con polline e profumi della natura. Giornata piacevole al lago. Abbiamo cambiato paesino, qui non siamo più a Castellafiume, ma non mi ricordo dove siamo. E comunque l'unica cosa è che è pienissimo di animali. Però giornata veramente piacevole. Pronti per la partenza, per il ritorno, si caricano le auto. Ora pranziamo, poi si torna a Roma. Weekend è terminato, ma siamo stati veramente bene. Relax, tutto ok. Orecchiette per il pranzo. E poi ci sono i saggi.
Abbiamo. Ho rimproverato Giulia perché eravamo in ritardo di 15 minuti. In realtà eravamo in anticipo, cioè siamo in anticipo di 15 minuti. La mia solita fortuna, partiamo per Napoli e io mi sveglio con 38 e mezzo di febbre e placca alla gola. A Napoli ovviamente questa mattina mi sono svegliata con 38 di febbre, tutto molto interessante. Tu ci sei? Siamo alla fermata Università a Napoli, io sono sempre malissimo, però è carina, dai. E qua c'è tutto il gruppo vacanze. Il gruppo vacanze saluta, il gruppo vacanze non saluta. Il freschetto, io vigila e siamo in via Toledo a passeggiare. Siamo alla galleria anche perché sta diluviando e quindi ci siamo Teatro San Carlo. Piccola pausa al Gambrinus, il più importante caffè di Napoli, qui dal 1860. Ah, mi dice pure questo che è carino. Io ho preso un caffè Barbagliata, cioccolato, caffè e panna. Piazza del Plebiscito, c'è un matrimonio, c'è la sposa e loro vanno in chiesa. Testimoni? La migliore. Pure Google. Come la pizza. Siamo arrivati al nostro hotel. Guarda, gente, ma che c'è qualche matrimonio? Che c'è qualche matrimonio, Santa Madonna. Matrimonio napoletano. Ce lo faranno vedere qualcosa. C'è anche l'eliporto. Faranno... Sì. Ecco, qui si entrano, ah, sì. Entrano tutti quanti. I just want you to be my teacher.
tutti. I fuochi d'artificio. Aspetta, andiamo a vedere i fuochi d'artificio. No, vabbè. Ripartiamo dall'ingresso, questa volta con calma. Questo è il bagno. C'è il gradino. Vasca idromassaggio. Da qua. Biancaneve e sette nani. Dopodiché qua è così. Non li ho ripresi volutamente, però c'erano tutti. Donna Imma, Matteo, lo zio, tutti. Mi sento proprio un matrimonio napoletano. Risveglio con gli uccellini e poi colazione, anche oggi 38 di febbre. E io ho preso una colazione dolce, loro hanno preso la mozzarella. E con la bellissima vista del golfo andiamo verso Capri. E poi finalmente su Rai 2 è andato in onda il film in cui ha recitato Giulia, Un'estate in Sud Tirol. Oh, non sembra neanche lei! Sì, nessun problema, sì. Ci vediamo domani. Va bene, ciao, ciao. Ti fa così male, sì. Ginocchia? Bruno, ciao. No, dai, vieni qua. Ti porto a letto, amore. Oh, oddio. Le gambe dritte? Eccola, tu mi dai un'offerta.
chi è Donatello, quello che fanno vestito dal vino, là. Chi è? Sono quelli che si mettono. Ah sì, per prendere i soldi. Porta aperta o chiusa? Aperta. Ah, guarda che bella questa, questa è bellissima. Buonanotte. Ehi, i bacini saranno meglio. Vedete? Eccola! Ha detto che l'avremmo messo su. Se ne aspettava una nuova bag, chi se ne frega. La scatola l'ho messo. Può fare una scatola. Fai così. No. Sta arrivando. Potete. Dai. Io non dai. So come funziona. Dai. Guarda se mi dà da fuoco. Eccoci qua, dai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a mamma, tanti auguri a te. Quindi, e con il compleanno arrivano anche i regali? Abbiamo acquistato per il mio compleanno e anche il compleanno del coinquilino, quindi sono regali che mi sono fatta, regali che mi hanno fatto, e andremo a vedere insieme un po' tutto quanto. Questa borraccina veramente molto molto carina, pagata 8 euro, ma in realtà è della baby, quindi nulla. Io ho preso questo cappellino, che sapete che io devo metterlo meglio, devo sempre stare con il cappellino e è bellissimo. E poi da OVS ho preso queste due matite, queste due matite, cosa sto schiacciando, da OVS ho preso queste due matite nere e questa palette occhi, mi piacevano i colori, quindi speriamo vada bene. E da Full ho trovato questa borsa molto carina, adesso ci riesco. Veniva a 199 euro e l'ho pagata a 129. Ha la tracollina ed è veramente carina, molto semplice, è soltanto scritto così Full. Io la cercavo così piccolina. Ultimo negozio, ultimo store della tappa al The Mall è stato Michael Kors e è una pista enorme, cioè se non ho preso la borsa da Prada perché era troppo grande, ho preso questa qui. Tolgo così la metto. È molto 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 bella, molto estiva. Ha anche la tracolla. Ha la chiusura lampo ed è veramente potente. Altro regalo per il compleanno, così le posso lavare, le posso indossare. Pantaloni neri, semplicissimi. La marca è 1970. Questa qui è la marca. E che anche qui. Sono molto molto belle, addosso stanno benissimo, adesso così li lavo. Da Kiko ho preso queste due cose che io e la baby utilizziamo per la sera, per struccarci. E poi ho preso, che non so neanche com'è, preso
l'avevo già acquistato precedentemente, molto neutro. Queste le avevo già prese qualche anno fa, le ho riacquistate perché sono comode, veramente semplici, scarpe bianche sotto un paio di jeans, sotto pantaloni neri, blu, grigi, stanno sempre bene. E poi ho preso le Jordan, e queste sono molto 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 particolari nella colorazione, ma mi piacciono, al piede stanno anche benissimo. Non so se a voi piaceranno, ma a me piacciono veramente tanto. Allora, la baby, che ieri è stata in punizione, quindi non è venuta con noi a fare shopping, ha preso questo toppino, questa magliettina molto carina e questi pantaloncini. Mentre il coinquilino, il profumo. Da Tiger già ci sono le cose per il back to school e le agende per il 2024. Ho acquistato questi calendari da mettere sull'agenda, questo qui sull'agenda più grande che mi dà la visione mensile, e questi qua sull'agenda quella piccola che porto in borsa, che mi dà sempre la visione mensile. E poi abbiamo preso questa cosa qui che adesso faremo io e la baby, poi continuo a chiamare baby, tra un pochino è qui ed è anche più alta di me, quindi sta distruggendo tutto quanto. E questo qui non ho ancora capito che cos'è, neanche io, però era carino, 2 euro da Tiger, e boh, c'era scritto hobby, ti rilassi, e mi volevo rilassare. Ah, ma io pensavo che dentro ci fossero dei disegni che... E pensavo ci fossero anche dei fogli per fare i disegni. In realtà ce n'è anche un altro che è caduto e non trovo. Ci sono questi, boh, questi arnesi che fanno dei disegni a puntini, un po' tipo quelli là per le unghie. E poi ci sono questi colori e tu devi ricreare dei disegni, ma io pensavo che ci fossero all'interno. Su, dobbiamo mettere a posto, cioè devo mettere a posto tutto questo casino. Appunto, devi. Cioè, soprattutto lei, non so dove metterla, è grandissima. Ah, ma nel tuo armadio? Non c'entra più niente nel mio armadio, tutto pieno di borse. Va bene. La settimana inizia da oggi, che in realtà è un fine, diciamo che da domani vi faremo vedere la nostra settimana, li portiamo con noi alle nostre settimane, facciamo, iniziamo la nostra week routine. Il weekly vlog, no, la week routine. Il weekly vlog. Non mi dire sì 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 sì. Mamma, io non so che te di che cosa stai parlando. Faremo vedere da adesso in poi, ci dobbiamo impegnare tutti e due, e facciamo vedere un po' quello che facciamo durante la settimana. Capito. È stata anche un'estate di pulizie, ho rivoluzionato casa, forse perché dovevo pensare ad altro. Avevamo delle monetine di un parco giochi, l'ultima volta che siamo andati è stato prima del Covid, e quindi siamo tornati ora. Passeggiatina all'Eur, anche perché non ci venivamo da un po'. E poi siamo andati a cena al brasiliano, consigliato da una mia amica. Qualcuno mi sa dire cos'è questa palla? Sì, ma non è buio. Cioè, non è del buio. Quando ci andiamo? Stasera cena brasiliana, adesso molto buona. Gelato da Giolitti all'Eur, non mi piaceva all'epoca e non mi piace ora. Siamo venuti da King's
bistrò, non so come si chiama, qui ad Acilia, perché fanno della pasticceria wow. Quindi andiamo. Questo è il milkshake. Cosa? Milkshake? No, no, lascia stare. Questo è sneakers, milkshake sneakers. Cappuccino notte di stelle e pancake tropical cocoa. Oggi giornata di turisti per Roma, anche perché siamo alla ricerca di Gavin Casalegno, il famoso Geremiah dell'estate nei miei occhi. Ma sempre bianca sono? How it is possible? Noi siamo venuti a fare i turisti a San Pietro, anche perché vorremmo vedere se troviamo Gavin. Giulia è più turista di tutti. Una bella domanda. La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Pranzo congelato e poi visita al Pantheon. Il nostro tour turistico oggi prosegue con il Pantheon. Al centro. Perché tu stai sul coso? Se ce lo metti dopo sopra, giù. Sì, è che ne è un altro spiglione. Aspetta, ma dovevi fare in realtà. Siamo proprio al Vittoriano, sono venuta dopo non si sa quanti anni.